Ringrazio Presidente e devo dire che iniziamo molto male perché per una riforma costituzionale il relatore non ritiene neppure di illustrare quello che è stato fatto in commissione. Ha ritenuto invece di presentare un emendamento che cambia totalmente il contenuto, che riguarda una cosa poco importante, cioè il Senato della Repubblica, e non ritiene di spiegarci perché. Lo spiegherà dopo, per carità, però abbiamo un saggio di quello che noi non vogliamo, un primo saggio. Altri li sentiamo dai media, dalle dichiarazioni continue degli esponenti della maggioranza e specialmente del Movimento 5 Stelle. Forza Italia è stata il principale protagonista, insieme anche tra l'altro all'onorevole relatore di oggi, della riduzione del voto percorrendo tutto il non semplice iter parlamentare, che ha portato a l'approvazione in via definitiva dal punto di vista parlamentare della riduzione del numero dei parlamentari. Ciò è avvenuto tra il 2003 e il 2005, poi ci fu un referendum dove quello che all'epoca erano opposizioni si schierarono per il no per una serie di motivazioni e così questa riduzione non avvenne. Anche nel corso della scorsa legislatura abbiamo tentato di sostenere, abbiamo sostenuto nella prima parte il tentativo di riforma portato avanti dal governo Renzi, pur ritenendo estremamente indigesto il testo originario. Speravamo di ottenere dei significativi cambiamenti, ma alla fine questi significativi cambiamenti, se ci sono stati in peggio, di conseguenza alla fine non l'abbiamo votata, ma quella riforma andò anche a termine. Ora arriva una nuova proposta da parte dell'attuale maggioranza, che prevede un atto totalmente mediatico, come pressoché tutte le misure e le proposte e le dichiarazioni dell'attuale governo. Cioè non si va ad individuare il numero opportuno dei parlamentari, si va a fare il numero tondo, no? Come dire, un malato deve avere o 30 di febbre o 40. Tutte le misure intermedie non vanno bene perché ci vuole un numero facile da ricordare per dire nei comizi in giro. E allora facciamo 200 e 400. Allora, mentre 630 o 600 e 300 o 315 aveva il suo senso, perché comunque il Senato restava di un numero adeguato di parlamentari, anche pur avendo la metà della Camera, scendere a 200 presenterebbe dei problemi seri di lavoro in Commissione, ma a questo si può porre rimedio. Quello che noi poi non accettiamo è fare all'ultimo momento in aula, con emendamenti presentati, per quanto ne sappiamo noi a sorpresa, degli ulteriori magheggi per soddisfare richieste del tutto peculiari e del tutto specifiche. In altre parole, per la Costituzione sono tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, come nella Fattoria degli animali di Orwell. Ma quello che noi vogliamo denunciare, perché noi siamo orientati favorevolmente verso comunque questo provvedimento, sperando che esso sia migliorabile, ma quello che noi vogliamo assolutamente denunciare con forza è: una cosa è la riduzione del numero dei parlamentari, una cosa è il tentativo di ridurre in poltiglia il Parlamento e con esso la democrazia del nostro Paese. Perché, nonostante che non è portato avanti con questo disegno di legge, ma è portato avanti con una serie di altri provvedimenti, per esempio la proposta di disegno di legge costituzionale per introdurre il referendum propositivo senza quorum. Senza quorum, l'ha ribadito l'autorevole, in quanto riveste un ruolo importante, vicepresidente del Consiglio, onorevole Di Maio, che ha detto, dopo che alla Camera il relatore ha accettato gli emendamenti per introdurre almeno un quorum, sia pure troppo basso, Di Maio è tornato a dire: non abbiamo bisogno dei politici, possiamo farci le leggi da solo. Sembra di sentir parlare Hugo Chavez o Nicolas Maduro, e noi di questo non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di qualcuno che dice di non avere bisogno della democrazia perché tanto interpreta lui quello che vuole il popolo, eventualmente con la mediazione dei social media e di consultazioni
referendarie dove dominerà chi ha il potere, dominerà chi ha il possesso o il controllo dei mezzi di informazione, cosa sulla quale, devo dire, l'attuale maggioranza si sta dando molto da fare. Se fosse così efficiente sul rilancio dell'economia come sull'occupazione sistematica dei posti, in particolare nei mezzi di informazione, noi avremo un tasso di crescita da fare invidia al resto del mondo, invece di essere in recessione con l'aumento della disoccupazione. Il rimedio qual è? È lo stesso che è stato portato avanti in Venezuela dal regime prima di Chavez e ora di Maduro, che molto caro è al Movimento 5 Stelle, tanto da impedire al Parlamento italiano e all'Italia di potersi esprimere e comunque di potersi esprimere per la democrazia. Il rimedio qual è? Creare occupazione finta, tirare fuori soldi dallo Stato e creare occupazione finta. In Venezuela l'hanno fatto aumentando i dipendenti pubblici, più che raddoppiando i dipendenti dell'ente petrolifero di Stato, senza riuscire ad aumentare, anzi peggiorando, il livello della produzione, aumentando i costi. Il risultato qual è stato? Che il Venezuela, il paese più ricco di riserve petrolifere al mondo, più dell'Arabia Saudita, è diventato primo dipendente dal petrolio al 98%, quando solo il 77% dell'economia dell'Arabia Saudita è basata sul petrolio, e poi è distruggendo tutte le altre produzioni. Qui stiamo andando nella stessa direzione, grazie al fatto che il Parlamento viene ritenuto un accessorio inutile, o meglio un bersaglio per la propaganda di becera ostilità alla democrazia in quanto tale. Questa propaganda col Parlamento ci deve ricordare che esistono paesi dove ci sono parlamenti, o perlomeno organismi che si chiamano parlamenti, ma non sono democratici. Ma non esiste un solo paese che sia democratico e dove ci sia la libertà, dove non ci sia il Parlamento. E ridurre un Parlamento a un bersaglio, con il referendum senza quorum, con pure il ballottaggio fra la proposta del popolo e quella del Parlamento, è un modo per usare il Parlamento unicamente come bersaglio. La scorsa legislatura, insieme alla Lega, insieme al Movimento 5 Stelle, abbiamo condotto una forte battaglia contro la riforma che era stata proposta dall'allora maggioranza. E abbiamo sentito, in particolare devo dire dal Movimento 5 Stelle, un grande spirito parlamentare, che abbiamo condiviso, il rispetto del Parlamento, un Parlamento così non avrebbe più ragione di funzionare, e così via. Scopriamo oggi che, fatta salva la buona fede di tantissimi colleghi del Movimento 5 Stelle e naturalmente della Lega, fatta salva la buona fede dei singoli, il disegno generale era di bocciare quella riforma solo perché non l'avevano fatta loro, perché ora si vogliono fare delle riforme molto più radicali che rendono il Parlamento inutile, anzi un bersaglio contro cui dirigere il malcontento del popolo, che ha ben ragion d'essere. Quando un paese è mal governato, quando un paese è governato solo per la ricerca del consenso effimero di questa, di quella piccola categoria, dicendo di sì a tutti e poi facendo delle leggi di bilancio vergognose come quella che abbiamo visto ora, l'economia di un paese non può che peggiorare, non può che andare molto male. E non illudiamoci, l'Italia è un paese forte, una grande economia, uno dei principali paesi industrializzati del mondo, ma governato male può andare di male in peggio molto rapidamente. Basta vedere la rapidità con cui si è passata da una crescita modesta, insufficiente, a una recessione stabile. Allora noi diciamo bene fare delle riforme che servano a rendere più efficiente, più efficace, più individuabile l'azione del Parlamento, perché il Parlamento ha questa funzione insostituibile di dare trasparenza alle decisioni. Le leggi devono essere fatte qui, devono essere votate qui, non perché noi siamo necessariamente migliori degli altri, ma primo perché siamo stati eletti dal popolo, secondo perché qui c'è trasparenza, si sa chi vota per questo, chi vota per quello. Quando invece la legge di bilancio viene messa al voto senza la possibilità di cambiare un dettaglio, senza poter fare un voto, la trasparenza cessa totalmente,
Tutto viene fatto nei palazzi, in segreto, con trattative vergognose che con un Parlamento così indebolito rischiano di essere preda di ogni tipo di interesse privato e anche di potenze estere che hanno facile accesso ai palazzi del potere e hanno molto minore facile accesso a ogni parlamentare che rappresenta il popolo italiano.